Non trascorreranno un bel Natale i 35 dipendenti della Sima & Tech Tubi di Podenzano. Hanno ricevuto la notizia che la società è in liquidazione. Tutti a casa, senza lavoro. Si parla di una fase delicata, di una trattativa ancora aperta e del ruolo del calo delle esportazioni verso l'Iran a seguito delle sanzioni internazionali. A prendere la parola sulla questione sono Marco Carini, segretario provinciale della FIOM CGL di Piacenza, Luigi Bernazzani della FIM CISL e Francesco Bighi della UIL Emilia. L'azienda ci ha comunicato l'intenzione di porre in liquidazione la società. Nei prossimi giorni sono previsti incontri decisivi per il futuro dei dipendenti, sottolineano. Eravamo consapevoli di una situazione di difficoltà dell'azienda, ma eravamo e siamo convinti che lì ci siano delle potenzialità, hanno spiegato i rappresentanti sindacali. Ma c'è preoccupazione per tutto il comparto, l'attenzione resta altissima, la Sima & Tech Tubi è infatti l'ennesima realtà che opera nell'oil and gas sul territorio piacentino, colpita dalla crisi del settore. In particolare, per quanto riguarda l'azienda di Podenzano, a pesare negativamente sarebbero state anche le sanzioni internazionali all'Iran, che hanno fortemente limitato le esportazioni verso il paese medio orientale. A preoccuparci, concludono Carini e Bighi, sono anche le normative sugli ammortizzatori sociali, le cui tutele si sono ristrette negli ultimi anni. Verificheremo tutti gli strumenti normativi disponibili per tutelare al meglio i 35 lavoratori e le loro famiglie. I dipendenti dell'azienda piacentina, metalmeccanici, elettrostrumentali, montatori, saldatori, si preparano ad affrontare un Natale difficile. Sono persone tra i 40 e i 50 anni, la maggior parte piacentine. Molto giovani per andare in pensione, troppo vecchie e fedeli all'azienda del gruppo Malacalza per trovare velocemente un'alternativa. Quello che sembrava un brutto sogno è diventato realtà, hanno commentato i lavoratori affranti, molti di loro hanno due o tre figli. Ieri pomeriggio è stato ufficialmente nominato il liquidatore Stefano Daino.